Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera andremo alla scoperta di un continente speciale, quello più lontano da noi e forse anche quello meno conosciuto, l'Australia. E quando si pronuncia il nome Australia viene subito in mente un'immagine, quella di Ayers Rock. È un'enorme massa rocciosa che emerge così dal nulla. È una visione davvero straordinaria. Pensate che quel blocco roccioso che vedete è lungo 3,5 km, ma sprofonda giù per quasi il doppio. Una visione unica non solo dell'Australia, ma forse anche del resto del pianeta. In effetti l'Australia ha tante sorprese. Bisogna dire che si tratta del continente più giovane, più recente. In che senso? Nel senso che è stato l'ultimo a essere scoperto fino a metà del Settecento, cioè appena 250 anni fa. Nessuno sapeva che esistesse un intero continente da queste parti. E questa sera noi partiremo alla sua scoperta con un lungo viaggio. Sono davvero tante le sorprese e le meraviglie che ci attendono. Ecco quali. Ladies and gentlemen, welcome to Sydney's King St. Smith International Airport. Pensate che questo straordinario, immenso luogo fino a 140 anni fa era noto solo agli aborigeni, che non lo chiamavano Ayers Rock, che è un nome inglese, ma Uluru. Il primo occidentale a scoprirlo è stato un esploratore, Ernest Giles, nel 1872, che dopo una lunghissima marcia arrivò e vide in mezzo a questa pianura, questa immensa roccia, questo complesso roccioso emergere, ma non riuscì ad avvicinarsi perché fra lui e Uluru, o meglio Ayers Rock, c'era un enorme lago salato, il lago Amadeus, oggi scomparso. Sono passate solo pochissime generazioni, 140 anni, e oggi Ayers Rock, Uluru, è diventata una grande attrattiva turistica. Si viene qui, in mezzo al nulla, in mezzo a questo silenzio, solo per ammirare questa immensa formazione rocciosa. È uno spettacolo stupendo, emozionante. Pensate, cambia colore a ogni ora del giorno e sembra quasi cambiare forma ad ogni angolazione. Ayers Rock sembra davvero piombata dallo spazio, da un altro pianeta, ma in realtà non si tratta, come si potrebbe pensare, di un meteorite. Al contrario, è, come la definiscono i geologi, un Inselberg. Praticamente dovete immaginare la prua di un sommergibile che fuoriesce ma che prosegue sotto. E in effetti Ayers Rock prosegue per almeno 6 km sotto. Ed è emersa gradualmente nel corso di decine e decine di milioni di anni, quando l'erosione ha abbassato il livello del terreno, esattamente come accade quando si svuota una vasca da bagno. Questo vuol dire che il processo non è finito. Ayers Rock continuerà sia a essere erosa dalla pioggia e dal vento, ma sia a emergere dal terreno. Come abbiamo detto, Ayers Rock è chiamata dagli aborigeni Uluru, che vuol dire strano,
nella loro lingua. In effetti anche per gli aborigeni è davvero anomalo questa grande struttura rocciosa che emerge di colpo in questo paesaggio così piatto. E per loro questo luogo ha un significato particolare, sacro. Alcuni punti sono dei santuari per le donne, altri delle aree sacre per gli uomini. Noi non lo vediamo, ma c'è una geografia del sacro per gli aborigeni, tutto attorno e anche all'interno di questa grande struttura rocciosa. Si possono vedere anche delle pitture che sono state lasciate in passato, ma fino agli anni 30, sappiamo qui degli anziani che vi vengono a dire che da piccoli venivano con la famiglia a rappresentare che cosa? Dei simboli molto curiosi, per esempio ci sono dei cerchi concentrici, questi rappresentano per esempio una pozza d'acqua, in effetti ricorda un po' un lago che si sta restringendo ed ha quindi una forma diversa a seconda delle stagioni. Invece questa struttura a forma di ferro di cavallo rappresenta una persona seduta, esattamente l'impronta che lascia una persona quando si siede nella sabbia. Delle linee di frecce invece sono le impronte degli emu, questi uccelli grandi simili a degli struzzi che non volano, che vivono proprio qui in Australia. Invece delle coppie allineate di frecce sono le impronte lasciate dai canguri nella sabbia. Quindi vedete, c'è una specie di racconto basato sui disegni più che su delle frasi. Se ci si sposta si trovano altre situazioni curiose, ci sono anfratti, caverne, pozze d'acqua. Ora noi sappiamo che tutto questo è il frutto della geologia, dell'erosione che ha sagomato nel corso di milioni di anni questa grande formazione rocciosa, ma per gli aborigeni tutto questo ha un altro significato. È il risultato dell'azione delle creature ancestrali al momento della creazione. E quindi Ayers Rock, o meglio Uluru, per loro è l'equivalente di un San Pietro, un luogo sacro. E non vedono di buon occhio l'arrivo di turisti che salgono in cima o che si avventurano all'interno. Noi stessi abbiamo deciso di rimanere alla base, di non salire proprio per rispettare questa cultura antichissima. Ed è proprio da questo luogo così simbolico che inizia il nostro viaggio. Ci siamo ora spostati dal centro dell'Australia alla costa, vicino a Sydney, e più esattamente, lo vedete, ai margini, lungo le rive di una baia. Ora, noi abbiamo conosciuto gli aborigeni, che sono stati, per così dire, il primo volto umano dell'Australia, ma ce n'è stato un altro che è venuto dopo, che è quello dell'uomo bianco, degli europei, e tutto è cominciato proprio qui, in questa baia, Botany Bay. In effetti, qui nel 1770 arrivò, dopo un lunghissimo viaggio in veliero, il famoso capitano inglese James Cook. E quando tornò in Europa e raccontò quello che aveva scoperto, beh, tutti videro l'impresa come quella di un nuovo Cristoforo Colombo dei mari australi. Ma in realtà non era proprio così, perché già nel secolo precedente, cioè prima di Cook, altri velieri, altri capitani europei erano arrivati in Australia, ma nessuno aveva capito di aver scoperto addirittura un nuovo continente. L'Australia. Giovedì 19 aprile 1770. Nel pomeriggio vento fresco da sud-sud-ovest. Tempo coperto e mare mosso. Alle 6 avvistammo una terra che si estendeva da nord-est a ovest. All'alba scoprimmo una baia che sembrava abbastanza riparata dai venti. E decisi di entrarci con la nave. La scoperta dell'Australia in un brano del diario di bordo di James Cook. La nave, dal nome Enterprise, aveva lasciato l'Inghilterra il 26 agosto del 1768 al comando dell'esploratore. Cook, figlio di contadini, ha fatto carriera nella marina inglese grazie alla sua abilità di cartografo. Scopo ufficiale della traversata è studiare un particolare metodo per calcolare, grazie alle stelle, l'esatta posizione di una nave. A questo scopo deve raggiungere Tahiti, posizione ideale per osservare il passaggio del pianeta Venere davanti al Sole. Ma la marina inglese vuole anche stabilire la propria influenza sui mari del sud, precedendo gli avversari, soprattutto francesi e olandesi. Da Tahiti il viaggio dell'Enterprise prosegue. Cook vuole scoprire se la costa raggiunta oltre un secolo prima da Abel Tasman sia la punta del grande continente australe di cui si favoleggia da sempre.
Cook scopre che non si tratta di un continente, ma di una grande isola, la Nuova Zelanda. Quindi salpa verso l'Australia, allora chiamata Nuova Olanda. È il primo europeo a sbarcare sulla costa orientale. I naturalisti partiti con Cook non credono ai propri occhi. Ogni giorno offre nuove scoperte e incontri con animali sconosciuti, come il canguro. Cook traccia di suo pugno la mappa della costa di quell'isola, che si rivela un continente. L'Enterprise riprende la navigazione lungo la costa orientale. Il viaggio di ritorno in Inghilterra si concluderà il 3 luglio 1771. Cook viene accolto come un eroe. Come mai in Australia si trovano degli esseri viventi, degli animali così diversi rispetto agli altri continenti? Ebbene, una delle risposte si trova proprio qui nel cuore di Sydney, in quello che è l'equivalente di un nostro museo di storia naturale, ed è l'Australian Museum. In questo museo sono conservati tanti reperti scientifici importanti, tante collezioni, per esempio di fossili, comprese ossa di dinosauro, già perché i dinosauri vissero anche qui, in Australia, come su tutti gli altri continenti. Ma quando terminò l'era dei dinosauri e nel mondo si diffusero i mammiferi, qui in Australia furono completamente diversi rispetto al resto del mondo. Perché? Bene, la risposta la trovò un naturalista gallese nell'Ottocento, Alfred Wallace. Scoprì infatti che esisteva una vera e propria frontiera geografica al di là della quale c'erano tutti i mammiferi del mondo e al di qua invece i marsupiali australiani. Questa frontiera netta, chiamata poi in suo onore Linea di Wallace, passa in Indonesia, tra il Borneo e il Sulawesi, tra Bali e Lombok. Perché divide in modo così netto i mammiferi? La spiegazione è che lì si trova un tratto di mare relativamente profondo che nel corso di decine di milioni di anni ha impedito il passaggio delle varie specie di mammiferi dal resto del mondo in Australia, lasciando ai marsupiali campo libero per evolversi liberamente. Il fatto curioso è che questo naturalista gallese, Wallace, aveva capito e accarezzato il concetto di evoluzione delle specie. Ma non era tanto certo e così chiese un parere a Darwin, mandandogli appunto le sue idee. E Darwin si vide arrivare questi incartamenti quando stava ancora scrivendo lui stesso il famoso libro sull'evoluzione delle specie e capì che Wallace lo stava anticipando. E così affrettò la stesura del libro, bruciandolo in un certo senso, ma regalando anche alla scienza un trattato fondamentale per il pensiero scientifico. Per tutti l'Australia è la terra dei canguri, canguri che saltano. Ma in realtà non è sempre stata così. Anzi, fino a 17 milioni di anni fa i canguri non saltavano. Non avevano bisogno, perché l'Australia aveva tante foreste e quindi erano degli animali molto più piccoli che salivano sugli alberi, soprattutto un po' come possono fare dei gatti, per esempio. Poi, con l'inaridimento del continente, si crearono delle ampie distese senza alberi e i canguri furono gli unici animali sulla Terra a trovare questo sistema di salto per avanzare in queste pianure aride. L'unico animale di una certa dimensione, naturalmente, perché esistono anche dei topolini saltatori, per così dire, ma qui stiamo parlando di animali grandi quanto un uomo. E l'Australia non era popolata solo da canguri. C'erano, per esempio, degli uccelli giganteschi simili a degli struzzi che si sono estinti e che pesavano all'incirca 300 kg. C'erano anche delle tartarughe lunghe 2,5 metri, dei varani simili a un coccodrillo di 600 kg. E poi c'erano anche tra i canguri dei giganti. Pensate, dei canguri arrivarono a 2 metri e oltre di altezza e il peso di 230 kg. In questa fauna di marsupiali davvero unica al mondo, si sono create delle forme particolari. Una era feroce quanto un leone. Eccolo, qui è stato ricostruito nell'Australian Museum. Vedete, aveva dei denti simili a una cesoia, con i quali squartava le prede, spezzava le ossa.
Questo era un grosso predatore, forse il più pauroso che sia mai vissuto in Australia. Visse tra 2 milioni di anni fa e 30.000 anni fa. Era estremamente massiccio, muscoloso, pesava 130 kg e le sue zampe riuscivano a ghermire una preda e ad aprirgli il ventre con degli artigli taglientissimi, unici nel suo genere. Un altro strano animale di questa fauna preistorica australiana era il diprotodonte. Sembra quasi uscito da uno dei film di Guerre Stellari. Pensate, ne esistevano almeno una trentina di specie, alcune piccole, altre grandi come questa, ed erano tutti dei parenti del koala. Ma questo qui era un koala, se volete, gigantesco, stava nelle aree aperte, era come un rinoceronte, era erbivoro. Ma si trattava di un marsupiale, dove teneva il piccolo? Lo vedete? In una specie di garage posteriore, il marsupio era rovesciato, si apriva all'indietro e così passeggiavano mamma e piccolo, milioni di anni fa. Tra i vari animali prodotti da questo laboratorio dell'evoluzione che era l'Australia, per così dire, ce n'è uno famosissimo, è il tilacino. Ecco il suo scheletro, guardate, questo dovrebbe essere in teoria un canguro, ma assomiglia a un cane, ha la forma di un cane, di un lupo, addirittura guardate il cranio con questo muso prolungato, questi canini, questi denti prominenti, anche questi occhi messi in modo da poter puntare la preda, valutare le distanze, tipica caratteristica di un predatore, il muso lungo per l'olfatto, eppure questo dovrebbe essere un parente del canguro. Qui siamo di fronte a quello che viene chiamata convergenza evolutiva, cioè due animali completamente diversi finiscono per assomigliarsi perché hanno abitudini simili e vivono in uno stesso ambiente, anche se vivono in realtà a distanze enormi l'uno dall'altro, come per esempio il delfino o uno squalo, che sono due animali diversi. Ebbene, il tilacino aveva preso un po' dal lupo e un po' dalla tigre, lo si vede in alcune immagini rarissime girate nel 1936, il tilacino si è estinto nel 1936. E possiamo vedere questo animale, vedete, con una bocca spalancata enorme, un muso, sembra un cane, però ha le strisce da tigre, perché viveva e cacciava nella boscaglia e quindi le strisce si vivono per mimetizzarsi, ma quello che è impressionante è che sembra davvero un cane. Questo dovrebbe essere il cugino, quasi il fratellastro di un canguro, invece guardate quanto assomiglia a un cane. Questa è l'evoluzione. Due animali molto diversi finiscono per avere le stesse abitudini, finiscono anche per avere un aspetto simile. Queste immagini sono un po' commoventi perché si riferiscono davvero agli ultimi tilacini ancora in vita. Nel 1936 ce n'era uno in particolare chiamato Benjamin, e viveva nello zoo di Hobart in Tasmania ed è lì l'ultimo tilacino vivente che poi è morto e quindi si è estinta completamente la specie. E queste immagini quindi sono ormai delle immagini dal valore scientifico quasi incalcolabile. Questo scheletro, esposto qui al Museo di Storia Naturale Australiano a Sydney, risale al 1892 ed è rarissimo, proprio perché appunto il tilacino si è estinto. Ma perché si è estinto? Sono tre i motivi: la caccia da parte degli allevatori di bestiame che volevano proteggere i greggi, la concorrenza diretta da parte del dingo, questo cane selvatico che in teoria era arrivato con l'uomo 9.000 anni fa per aiutare i cacciatori, ma poi è andato in libertà e ha formato dei branchi, un po' come dei lupi, e che sono entrati in concorrenza diretta col tilacino. E poi anche la richiesta da parte degli zoo europei e americani di avere degli esemplari. Quindi è stato praticamente estinto da questi tre motivi. Alcuni ritengono che sia ancora vivo, alcuni esemplari magari siano qua e là e che siano stati fotografati, ma queste foto non sono davvero molto convincenti. Però forse c'è un sistema per rivedere vivo un tilacino ed è la clonazione. Vedete, dentro questo scheletro sicuramente c'è del DNA di tilacino, magari soprattutto dentro i denti, nella polpa, nella parte più interna. I denti sono come delle capsule, delle casseforti indistruttibili. Lì forse si potrà trovare del DNA e ricreare con la clonazione un tilacino vero, risentire il suo richiamo, capire anche certi suoi comportamenti che noi non abbiamo mai conosciuto. Aspettiamo e vedremo. We'll be right back.
Cook fu certamente colpito dalla vegetazione, dagli animali, ma ancor di più dagli abitanti di questo nuovo continente, cioè gli aborigeni. In particolare qui c'è il gruppo degli Anangu e Sammy, che è proprio uno di loro. How are you doing, Sammy? Molto bene. Ci potrà spiegare, con vestiti moderni, delle tradizioni molto antiche, quelle delle armi, con in particolare l'uso del propulsore. So Sammy, tell me, how do your weapons work? È questo legno che sembra un grande cucchiaio. Miro, è un propulsore. Ce ne sono anche più grandi. Questo che vedete è quello che si chiama il propulsore, cioè una specie di catapulta a mano, lo vedrete in seguito, che è venuta prima ancora dell'uso dell'arco e delle frecce. L'arco e le frecce sono state utilizzate, cominciate ad essere utilizzate 10.000 anni fa, ma il propulsore, che è questo strano strumento che sembra quasi un cucchiaio, un vassoio allungato, è, che vedremo poi all'opera, è qualcosa di molto antico, di decine di migliaia di anni. Prendiamo una lancia e la infiliamo in questo incavo. Quando andiamo a caccia, usiamo questo propulsore agganciato a una lancia molto flessibile e la scagliamo sull'animale. Ecco, queste sono delle zagaglie, più che delle lance, cioè praticamente delle lance molto leggere, fatte, vedete, in un solo pezzo, con alla fine una specie di dente per entrare dentro la preda e non uscire fuori. Ma come funzionano queste armi antichissime? Come abbiamo detto, il propulsore è arrivato prima dell'arco, decine di migliaia di anni prima, e adesso scoprirete perché fosse un'arma così efficace. Guardate, vedete, questo è un propulsore più piccolo, usato dai giovani cacciatori aborigeni, ed è praticamente un ramo con un becco. Lo si inserisce proprio qui, nella base di questo, della zagaglia, della lancia, insomma, dell'arma che viene scagliata. Vedete, c'è un buco, lo si infila proprio qui, lo si tiene poi in tensione, ecco, e poi a questo punto l'arma è carica, l'equivalente di una freccia che viene incoccata. E Sammy adesso ci farà vedere la potenza di quest'arma antichissima, ma estremamente efficace. Guardate quanto andrà lontano la zagaglia. È uno strumento molto semplice, ma di un'efficacia mortale, perché consente, per esempio, a un aborigeno di avvicinarsi molto a dei canguri che, in un ambiente aperto di boscaglia, come vedono un predatore arrivare, si allontanano. Questo è un colpo a distanza. Per esempio, il Neanderthal questo non lo conosceva. È uno strumento tipico dell'Homo sapiens ed è riuscito per decine di migliaia di anni ad adattarsi perfettamente in tanti ambienti, dall'Europa fino all'Australia. Io ci provo e vediamo un po' cosa succede. Ecco, così, molto bene. L'incontro tra aborigeni e inglesi e uomini bianchi è stato descritto con molte sorprese dagli stessi esploratori. Sentite. Erano più stupiti gli europei nel vedere gli aborigeni che gli aborigeni nel vedere gli europei. Questo almeno secondo il racconto del botanico Joseph Banks, che faceva parte della spedizione del capitano Cook. Sollevarono appena i loro sguardi dalle occupazioni in cui erano impegnati. Probabilmente, più che di indifferenza, si trattava di un atteggiamento di attesa. Chi erano quegli esseri venuti dal mare? Demoni? Spiriti? Cos'erano venuti a fare? Perché indossavano strani vestiti, strani cappelli? Cook e i suoi uomini, d'altra parte, si chiedevano come potesse vivere un popolo che ai loro occhi sembrava primitivo, così diverso da loro. Anzitutto erano vestiti in maniera sommaria. I maschi adulti circolavano nudi, mentre donne e bambini erano coperti in maniera sommaria. Conoscevano il fuoco e usavano utensili di pietra. Vivevano di caccia e pesca. Non coltivavano la terra. Si limitavano a raccogliere il cibo e si spostavano spesso alla ricerca di zone dove fosse più facile procurarsi il necessario. Come erano arrivati in Australia? Per tanto tempo si è creduto che provenissero dall'Asia sudorientale, attraversando fortunosamente il mare 50.000 anni fa. Di recente, attraverso indagini accurate sul DNA,
si è scoperto che l'Australia non sarebbe rimasta sempre così isolata, che circa 4.000 anni fa ci sarebbe stato invece un contatto con popolazioni indiane. Si calcola che fossero attorno al milione, divisi in circa 250 tribù sparse per tutto il territorio australiano, ciascuna con una lingua diversa, lingua soltanto parlata. La memoria di questi luoghi sacri è affidata a dei custodi, gli anziani di ogni gruppo, che la tramandano alle nuove generazioni. La forma principale per tenere viva la tradizione sono dei canti rituali dalla struttura molto particolare. Alla fine del viaggio queste furono le conclusioni di James Cook. Possono sembrare il popolo più sventurato della Terra, ma in realtà sono molto più felici di noi europei. La terra e il mare li riforniscono di tutte le cose necessarie per vivere. Sembrano non dare alcun valore alle cose che avevamo dato loro, né disposti a privarsi di nulla di quanto possedevano. Tutto quello che sembravano desiderare era che ce ne andassimo. Ma da allora sono state tante le spedizioni che via via hanno strappato la terra agli aborigeni e isolato la loro cultura. Continuiamo il nostro itinerario, il nostro viaggio all'interno di Kakadu National Park. È un parco nazionale immenso, considerate che è grande quanto metà della Svizzera, 20.000 km quadrati. E gli ambienti che attraversate sono diversissimi. Ci sono questi ambienti di boscaglia, di foresta aperta, ma anche poi spiagge, mangrovie, paludi, fiumi e quei piccoli laghetti chiamati billabong. I billabong sono degli specchi d'acqua permanenti. Ci sono 6 stagioni in questo luogo e fondamentalmente ruotano attorno a 2 momenti, la stagione delle piogge e la stagione secca. Noi ci troviamo immediatamente prima della stagione delle piogge, il momento peggiore, fa molto caldo, ci sono continui scrosci che precedono le grandi piogge e questa umidità la si vede benissimo, si formano delle pozze d'acqua e dei guadi che bisogna superare. È una situazione che può piacere molto a chi ama viaggiare con molte scomodità. Per conoscere più da vicino il modo di pensare degli aborigeni, la loro cultura, considerate che sono tanti gruppi con lingue diverse, vere e proprie nazioni, siamo venuti fin qui, nel nord dell'Australia, a 4.000 km di distanza da Sydney. È un luogo diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso, estremamente caldo e umido, 35 gradi, 90-100% d'umidità. Siete aggrediti dalla pioggia regolarmente, l'abbiamo avuta con questi acquazzoni improvvisi, vere e proprie bombe d'acqua, ma soprattutto siete aggrediti dalle zanzare e da nugoli di mosche che vi entrano negli occhi, ma ne vale la pena, guardate. Tutto questo è il Kakadu National Park, il più grande tra tutti i parchi nazionali australiani e ne ha di parchi. Pensate che è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO. In effetti quando vi trovate in questo ecosistema capite subito di trovarvi in un luogo quasi primordiale, un luogo davvero speciale.
Carpate, foreste, corsi d'acqua, cascate. Habitat ideali per una miriade di creature delle specie più diverse. 75 differenti specie di rettili. 26 di pipistrelli. 10.000 specie di insetti. 25 di rane. E oltre 55 di pesci di acqua dolce. Tra le oltre 280 specie di uccelli troviamo dagli aironi, numerosissimi, all'aquila di mare ventre bianco, alle oche gazza, dal piumaggio bianco e nero. E poi pellicani e cicogne dal collo nero, con le caratteristiche zampe rosse e il lungo becco dritto. Garzette, ibis, cormorani. Alcuni si distinguono per abitudini curiose, come la giacana, dove i maschi, per nascondere i pulcini ai predatori, li sistemano tra il ventre e le ali, trasportandoli con le zampe a penzoloni. Altri offrono spettacoli mozzafiato, come le dendrocigne falcate in volo. Tra i diversi canguri presenti nel parco, il wallaby è il più comune. Si possono vedere nelle vaste aree erbose, abitate anche dai dingo. Questi cani inselvatichiti raggiunsero l'Australia, provenienti dall'Asia, insieme all'uomo circa 5.000 anni fa. Nel Kakadu si trova circa un terzo dei pipistrelli australiani. I più grandi sono le volpi volanti. Di giorno riposano in fitte colonie sulle mangrovie e nella foresta pluviale. La notte banchettano con frutti e il nettare dei fiori. Ma attenzione, le zone umide del parco sono popolate da numerosi coccodrilli. In agguato lungo le sponde e sotto il pelo dell'acqua. Estremamente pericolosi anche per l'uomo. In Australia ne esistono due specie. Il coccodrillo di Johnston, che vive nelle acque dolci e può raggiungere al massimo i 3 metri di lunghezza. E il coccodrillo degli estuari, davvero letale, che con i suoi 7 metri e più è un vero mostro preistorico da incubo. Fortunatamente il suo cibo preferito è rappresentato dai pesci barramundi, che vivono anch'essi negli estuari e possono raggiungere la lunghezza di 1,80 m e pesare fino a 25 kg. Queste acque sono ricchissime di pesci e l'intero ecosistema del Kakadu, con l'alternarsi delle stagioni secche a quelle piovose, è una specie di Eden per tutti i suoi abitanti, grazie anche a una decisamente scarsa presenza umana sul territorio. Qui sono tuttora presenti una natura e una vita allo stato selvaggio che speriamo vengano preservate e continuino per molto tempo ancora. Sì, qui la natura è esattamente come si presentava agli occhi dei primi esploratori 2 secoli e mezzo fa. Basta salire su un tronco abbattuto e ci si avvicina a questa parete straordinaria. Guardate, questa è una specie di riparo naturale, se volete una specie di tettoia di pietra, di una falesia, di una scarpata che è antichissima, addirittura 1,5 miliardi di anni come roccia. E qui avremmo visto in passato gruppi di aborigeni, magari famiglie, che qui si riunivano, soprattutto durante la stagione delle piogge. Questo era un riparo naturale e qui avreste visto delle donne sedute magari su dei materassi di corteccia, dei bambini che correvano, dei focolari, qualcuno che ritornava dalla caccia, qualche bisaccia appesa e poi qualcuno che dipingeva sulle pareti, perché questo luogo, Kakadu National Park, è certamente uno dei luoghi più significativi per parlare della cultura aborigena. Gli aborigeni, come si sa, sono tanti gruppi diversi, si parla addirittura di nazioni. Ebbene, qui riusciamo ad avere una specie di biblioteca della loro cultura, con delle pagine di pietra. Sono queste pareti sulle quali sono stati dipinti tanti, tanti motivi, tanti animali che cercheremo di spiegare. Insomma, quello che vedete rappresentato su queste pareti è una specie di menù preistorico dei gruppi aborigeni. Già, ma perché rappresentavano questi animali?
Qual era il vero significato e soprattutto perché li dipingevano così? Guardate, sembrano quasi a raggi X, sembrano degli animali aperti, squartati, è uno stile particolare. E non esiste una spiegazione precisa e unica, l'unica cosa che si può dire è che ci sono vari motivi. Il primo è perché in questo modo si presentava un animale aperto, magari mentre bisognava cucinare, così si spiegava ai ragazzi e ai giovani come erano fatti i pesci. Guardate, c'è una rappresentazione molto particolare, è una tartaruga, la si vede con la testa in giù e si vedono queste macchie gialle, sono i depositi di grasso. Ora, per delle popolazioni primitive quei depositi di grasso sono fondamentali, mentre noi moderni, tra virgolette, ormai abbiamo una dieta in cui cerchiamo addirittura di eliminare i grassi. Quelli che vedete sono dei pesci che vivono qui nei fiumi, in particolare il baramundi, che nasce tra le mangrovie o comunque in un ambiente salino, dolciastro, come maschio, pensate, poi risale il fiume, invecchiando diventa femmina, risale il fiume, si riproduce, eccetera. Questi sono dei baramundi particolarmente grandi, quindi quello che si pensa è che venissero rappresentati un po' come un trofeo, esattamente come un cacciatore, un pescatore si fa fotografare con quello che ha catturato. Comunque non ci sono soltanto pesci, ci sono coccodrilli, ci sono canguri. Alcuni pesci, vedete, hanno addirittura la testa staccata. Questo significa che una volta pescati si staccava la testa in modo tale che non potessero ritornare in acqua, li succedeva subito. Ma quanto sono antichi questi dipinti, queste rappresentazioni? Beh, probabilmente, secondo gli studiosi, i più antichi di questi disegni, di queste pitture, risalgono forse a 20.000 anni fa. Ma quelle che vedete adesso sono le più recenti, sono un po' come dei fogli di un libro, vedete soltanto l'ultima pagina della cultura aborigena di questi luoghi. Sapete quando sono stati dipinti quegli ultimi pesci? Negli anni 70, l'altro ieri. E questo vi fa capire come il Kakadu National Park sia veramente uno dei cuori pulsanti ancora oggi della cultura aborigena. Un terzo dei ranger di questo parco sono aborigeni. Perché hanno smesso? Per un motivo banale e agghiacciante. Quando sono arrivati i primi turisti, invece di dipingere sulle pareti, gli ultimi aborigeni hanno cominciato a dipingere su delle cortecce per venderle. E lì si è progressivamente sfaldata, evaporata questa antichissima cultura. Ebbene, questo periodo, chiamato il periodo dell'acqua dolce, fresh water, è un periodo degli ultimi 2000 anni. Prima disegnavano e dipingevano altre cose. 2000 anni significa che è questo il clima che c'era qui, c'era abbondanza di cibo, abbondanza di acqua e quindi anche di questo menù preistorico. Ma in questo periodo è avvenuto qualcosa di incredibile, cioè che gli aborigeni sono venuti a contatto con la gente dall'esterno, gli europei, dall'Indonesia altre genti, eccetera. E questo ha fatto sì che loro abbiano incontrato persone diverse, abitudini diverse, e le hanno rappresentate. Guardate, ci sono delle pitture che rappresentano un uomo con la pipa. Un'altra, vedete, un uomo con degli stivali bianchi, forse un cacciatore di bufali d'acqua, qui ce ne sono. Ed ecco rappresentato un fucile. Questi forse sono gli ultimi fotogrammi di una cultura antichissima che ormai cedeva il passo a quella attuale. Questi dipinti sono stati rappresentati dagli ultimi aborigeni ancora viventi, ma in realtà sono solo le ultime generazioni di una grande migrazione che è arrivata per prima qui nel continente australiano. E che aspetto avevano questi primi pionieri di questo nuovo continente? Beh, ce lo possono dire alcuni resti fossili ritrovati qui in Australia e che avevamo filmato qualche tempo fa. È una storia davvero interessante. L'ampio tratto di mare che separa l'Asia dall'Australia non è stato sempre invalicabile. Durante le glaciazioni, infatti, i mari si sono abbassati e questo perché il ghiaccio che si formava sui continenti tendeva a rubare, per così dire, dell'acqua al mare e quindi il suo livello si abbassava. E si sa che intorno ai 40-50 mila anni fa il livello degli oceani e dei mari si è abbassato addirittura di un centinaio di metri. A quel punto, infatti, c'era già stato un flusso continuo di arrivi e su queste coste c'erano delle comunità stabili che avevano cominciato a spingersi verso l'entroterra. E la conquista del continente australiano era appena cominciata e durò
per qualche migliaio di anni. Nel sito di Villandra Lakes, per esempio, è emerso il cranio di un uomo vissuto 50.000 anni fa, cioè proprio il momento in cui si sono abbassati i mari. Questa è la calotta, gli manca qui la faccia. È un uomo moderno, è un sapiens sapiens, ma è estremamente robusto, ha delle ossa molto spesse e qui, proprio sopra le orbite, aveva addirittura una specie di visiera ossea. Le popolazioni che vennero in seguito avevano un aspetto completamente diverso e lo si capisce da reperti come questo. Questo è il cranio di un uomo vissuto 25.000 anni fa e trovato nel sito di Mungo. È molto più arrotondato il suo cranio, ha dei tratti più aggraziati e delle ossa anche meno spesse. Ma quello che accadde in seguito è qualcosa di davvero sorprendente. Circa 10.000 anni fa, infatti, in Australia cominciarono ad apparire uomini completamente diversi, con dei volti estremamente massicci e primitivi. E lo si vede benissimo in crani come questi, trovati a Coal Swamps e a Kohuna. Questi uomini avevano una fronte molto bassa e spessa, degli zigomi massicci e anche un viso prominente. Nessuno sa se si trattava di una evoluzione un po' strana, locale, oppure di nuovi conquistatori. Ma alcuni ritengono che possa trattarsi di una deformazione artificiale, cioè questa popolazione fasciava la testa ai propri bambini, un po' come facevano anche gli Inca in Sud America, e il risultato era questo aspetto molto strano. Camminare in questa boscaglia è davvero molto faticoso. Il caldo e l'umidità sono davvero soffocanti, segno che le piogge stanno per arrivare. E un altro segno sono questi fiori che sbucano come delle macchie di colore un po' dappertutto nella boscaglia. Sono delle ginger, dei native ginger, così le chiamano. Pensate che crescono soltanto quando c'è la pioggia che sta per arrivare, proprio con le primissime gocce. In effetti qua nel Kakadu National Park ci sono tantissime piante, addirittura più di 8.000 specie. E poi ci sono centinaia di specie di vertebrati, compresi tantissimi uccelli. Questo è il paradiso per chi ama osservare i volati, fare bird watching. Ma poi ci sono anche più di 10.000 specie di insetti e avete davvero l'impressione che vi vengano tutte queste specie a trovarvi mentre camminate o vi riposate da qualche parte. Immaginate di trovarvi qui 2000 anni fa, che cosa avreste visto? Beh, sicuramente in questo punto forse avreste incontrato un cacciatore aborigeno, armato con il suo propulsore e i suoi giavellotti, pronto a colpire le sue prede. Era sicuramente il predatore in cima alla catena alimentare. E qui ascoltava qualsiasi richiamo, qualsiasi rumore. Le sue prede preferite erano i canguri. Ed eccolo il cacciatore. Il suo ricordo, la sua immagine è stata fissata per sempre su questa parete rocciosa. Lo vedete che sta cacciando un canguro. Forse le due immagini non sono coeve. Forse in realtà il cacciatore è stato dipinto prima e il canguro tempo dopo. Ma il canguro è stato dipinto lì proprio per simboleggiare questa caccia. Caccia che effettivamente avveniva regolarmente da queste parti. E bisogna guardare anche i dettagli. Il cacciatore in una mano tiene una specie di racchetta. In realtà si tratta di un ventaglio fatto con le ali incrociate di un uccello della famiglia dei corvi che veniva cacciato. E si capisce perché si usava un ventaglio. Il caldo è veramente eccessivo. E poi in un'altra mano ha il propulsore e la zagaglia pronta ad essere scagliata. E in cima alla zagaglia, vedete, la punta è fatta con tanti denti, è un arpione. E altre zagaglie, altre pallottole, per così dire, di questo fucile della preistoria, stanno sempre nella mano che tiene il ventaglio. Questo genere di caccia avveniva da queste parti negli ultimi 2000 anni. E prima? Prima non c'erano tutti questi alberi e quindi gli antenati di questo cacciatore usavano un altro strumento, un'altra arma, il boomerang, famosissimo. Il boomerang infatti ha bisogno di un ambiente senza alberi per poter partire e tornare indietro. Già, ma come funziona e soprattutto perché torna indietro?
L'origine dei boomerang è antichissima e risale ai bastoni da lancio usati per la caccia. I bastoni da lancio erano diffusi in molte culture. In Egitto vi sono decorazioni di tombe che illustrano scene di caccia in palude con bastoni da lancio. Nella tomba di Tutankhamon fu ritrovato uno di questi oggetti. Gli aborigeni australiani sono gli ultimi e più famosi utilizzatori di questo strumento. Il lancio del boomerang moderno è uno sport praticato in tutto il mondo. Le forme e i materiali dei boomerang possono essere i più vari, dal legno al carbonio, a seconda della disciplina praticata. Il boomerang moderno ha un impiego esclusivamente ludico. Si rimane affascinati dalla velocità di questi oggetti e anche dal fatto che tornino indietro. Ma come vola un boomerang? E perché torna indietro? I boomerang hanno una forma inconfondibile, con pale divaricate e arrotondate. Vengono lanciati in avanti e in modo che ruotino perpendicolarmente al terreno come una ruota che non tocchi terra. Il lanciatore conferisce al boomerang velocità e movimento di rotazione. Quindi il boomerang continua a girare su se stesso, percorrendo una traiettoria che può riportarlo nelle mani di chi lo ha lanciato. Questo perché le sue ali hanno una forma particolare. Il bordo che taglia l'aria, detto di attacco, è più spesso e arrotondato di quello di uscita. Insomma, il boomerang assomiglia a un aereo che voli di taglio. La forma bombata delle ali fa sì che l'aria scorra sui due lati del boomerang con velocità diverse e questo determina una pressione sul lato piatto. Proprio questa costante pressione, unita alla velocità iniziale, fa sì che il boomerang, dopo essere stato lanciato, torni indietro. La fisica può spiegare il volo del boomerang, ma certo non la gioia data da una traiettoria impeccabile e una presa al volo perfetta. Continuiamo la nostra esplorazione delle pitture rupestri che hanno realizzato gli aborigeni nelle generazioni passate. C'è quella che potremmo chiamare la Cappella Sistina della cultura aborigena ed è questa rappresentazione su questo riparo, bellissima, e fa veramente pensare per la creatività, per l'originalità dei tratti e delle figure rappresentate. Che cosa è rappresentato? Beh, delle divinità degli aborigeni. In alto a destra vedete il dio del tuono, se volete l'equivalente di Giove per gli aborigeni. Sembra quasi un insetto, ha quelle specie di antenne molto lunghe che sono in realtà i fulmini che collegano la testa alle gambe e alle mani. I tuoni invece sono rappresentati con delle asce, sia sui gomiti che sulle ginocchia, che colpiscono il terreno o comunque che creano un grande frastuono ed è proprio il tuono che sentono gli aborigeni. Sua moglie è rappresentata sotto con le gambe aperte, quasi in un atto di parto. In realtà, effettivamente, queste due divinità hanno dei discendenti attuali che sono, pensate un po', delle cavallette. Cavallette che vengono solo poco prima della stagione delle piogge. Noi le abbiamo viste in giro e quindi sono come un segnale per tutti gli aborigeni che è tempo di cercare riparo perché stanno arrivando le grandi piogge. Un segnale delle divinità. Ma ce n'è un'altra di divinità, è quella grande, là sopra, è una divinità maschile che ha compiuto a un certo punto un incesto con sua sorella o comunque con un membro dello stesso gruppo. Per incesto si intendeva anche questo. Tutto questo è avvenuto proprio qui sopra, questo riparo, questa struttura rocciosa, e poi lui si è trasformato in un coccodrillo, il famoso coccodrillo d'acqua salata, marino, pericolosissimo. E poi sotto vedete queste figure molto allungate con quelle strane teste. Questi sono degli aborigeni che sono rappresentati mentre convergono, si riuniscono per una cerimonia. Questo vuol dire una cosa molto precisa, vuol dire a tutti gli aborigeni quanto sono importanti le cerimonie, le religioni, i miti. E questa infatti era una specie di chiesa, se volete. Qui si riunivano gli adulti per rendersi conto dell'importanza della mitologia e delle divinità.
e le giovani generazioni per imparare appunto la propria religione. Sono rappresentati in modo molto curioso, con quelle grandi teste, ma qui si tratta proprio, per così dire, di una licenza dell'artista. Gli aborigeni non sono così, li ha voluti rappresentare così, come una specie di arte moderna. Quello che si può dire è che alcune donne stanno allattando, lo si capisce perché i seni hanno tanti trattini scuri. Come divinità molto pericolosa, qui vicino è rappresentata, vedete, questa figura che mangia le donne, colpendole prima con una specie di grande tubero a mo' di manganello. Quasi un monito alle donne di non fidarsi, di essere sempre guardinghe. Queste pitture in un certo senso rappresentano il punto finale di questa nostra esplorazione nel Parco Nazionale di Kakadu, perché in un certo senso parlano degli aborigeni, di come vivessero ieri e di quale incertezza si trovino davanti nel loro futuro. In effetti, guardate, sono delle bellissime pitture antiche, ancestrali, che però stanno lentamente svanendo, quasi davanti ai nostri occhi. Proseguiamo il nostro viaggio in Australia, ora è la volta di Sydney. La scoperta dell'Australia da parte di James Cook nel 1770 paradossalmente rimase un'impresa isolata. Cosa strana, perché se ci pensate era un tratto di mare, un'area del pianeta molto trafficata, per esempio da velieri olandesi e anche dai cinesi. Bisognò aspettare 18 anni perché una nuova flottiglia inglese arrivasse proprio qui, sempre a Botany Bay, capitanata da un personaggio importante, Arthur Phillip, e a bordo aveva un carico decisamente insolito. Erano dei detenuti. In effetti, in Inghilterra le carceri erano sovraffollate e fino a quel momento si erano portati detenuti, galeotti, in una specie di Cayenne, se volete, che era il Nord America. Ma il Nord America era diventato indipendente e quindi non era più possibile portarli lì. Allora si decise di portarli in questa nuova terra appena scoperta. E questo dava due vantaggi. Si risolveva il problema del sovrappopolamento delle carceri inglesi, ma anche aumentava la presenza inglese su una terra contro le mire, per esempio, degli olandesi e dei francesi. Insomma, quello che colpisce è che i primi abitanti, i primi pionieri dell'Australia furono dei galeotti. Arthur Phillip arrivò a Botany Bay, ma non gli piacque, non pensò che fosse il luogo ideale per costruire una colonia penale o comunque una cittadina, e quindi si spostò un po' più all'interno e trovò un'area ideale dove costruì un primo nucleo che poi si ingrandì fino a diventare, eccola qui, Sydney, l'attuale Sydney. Oggi Sydney è certamente la città più elegante e più bella di tutta l'Australia, con le sue vie, le sue spiagge poco distanti, il suo clima, la sua vita dinamica. È veramente molto gradevole vivere oggi in Australia a Sydney. Ma è curioso pensare come tutto sia cominciato. Effettivamente l'era moderna dell'Australia è partita proprio quel giorno, di gennaio del 1788. 18 anni dopo lo sbarco di James Cook a Botany Bay, nella baia di Sydney, arriva una flotta di 11 navi guidata dal capitano Arthur Phillip. È quella che passerà alla storia come la First Fleet, la prima flotta. E in effetti si tratta delle prime navi inviate dalla Gran Bretagna per prendere possesso del nuovo continente. Difficile stabilire con esattezza quante siano le persone a bordo. Secondo lo stesso Phillip sarebbero 1030. Ma altre stime parlano di 1373. Il dato singolare è che sulle navi non ci sono soltanto marinai e ufficiali. La maggior parte dei viaggiatori è costituita da detenuti, 582 uomini, 193 donne con 14 bambini. È la soluzione escogitata dal governo inglese per ovviare al sovraffollamento delle prigioni nella Gran Bretagna, una volta che la rivoluzione americana impedisce di usare gli Stati Uniti come valvola di sfogo. L'Australia doveva ospitare una grande colonia penale. Dopo un viaggio lungo 7 mesi, durante il quale nascono 20 bambini, le 11 navi sbarcano tra il 18 e il 20 gennaio del 1788. Philip prende possesso del territorio, diventandone ufficialmente governatore il 26.
Il viaggio della First Fleet era un viaggio verso l'ignoto e perciò a bordo delle navi erano stati caricati animali, piante e sementi. Appena sbarcati, i detenuti deportati sono costretti a lavorare per rendere la zona abitabile. Viene disboscata una vasta area nella baia, dove adesso sorge Sydney. Vengono preparati alloggi per gli ufficiali e per i detenuti. Si costruisce uno spaccio, un ospedale. Cominciava così la grande trasformazione subita dall'Australia nel corso dei secoli. La vita nel nuovo insediamento è dura, anche per i marinai. Bisogna costruire tutto da zero, in un territorio sconosciuto, in una natura che riserva continue sorprese. La disciplina per i galeotti è ferrea. Gli uomini possono venire impiccati anche per reati minori e le donne vivono con la minaccia dello sfruttamento sessuale. Presto si aggiungono altri insediamenti per ospitare i detenuti che continuano ad arrivare dalla Gran Bretagna. Si calcola che fino al 1868 sono arrivati circa 160.000 detenuti. Qua e là sorgono ben presto fiorenti fattorie sugli appezzamenti di terra che il governo assegna ai militari e ai detenuti ormai emancipati. Arrivano anche i migranti attirati dai racconti su questa nuova terra ricca di risorse. Vengono chiamati squatter, occupanti abusivi. Si spingono sempre più nei territori aborigeni, spesso armati, alla ricerca di pascoli e acqua per le loro mandrie. Nascono nuove colonie, Brisbane, Melbourne, Albany, in Tasmania. La scoperta nel 1851 di ricchi giacimenti d'oro attira ondate di cercatori da tutto il mondo. L'Australia continua a popolarsi e anche se il suo territorio resta in gran parte inesplorato, sul finire dell'Ottocento Sydney e Melbourne sono città eleganti e moderne. Nostro viaggio in Australia siamo arrivati il più a sud possibile, su un'isola che tutti hanno sentito nominare, cioè la Tasmania. La Tasmania si trova fra l'Australia e l'Antartide. Pensate che è stata scoperta prima ancora del continente, quando Cook arrivò era 1770. In realtà qui in Tasmania era arrivato già a metà del 600 un olandese chiamato Abel Tasman, da cui il nome Tasmania. Ma non si era accorto che vicino c'era tutto questo continente, ha visto solo quest'isola, l'aveva scoperta ed era andato via. Pensate che scoperta aveva evitato senza saperlo. Sono paesaggi molto diversi rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso in Australia, paesaggi sferzati da un clima diverso. E qui non solo, noi ci troviamo a 1300 metri, lo vedete sul Monte Wellington, e in queste foreste qua sotto avremmo visto dei cacciatori, degli aborigeni, che vivevano proprio qui, in Tasmania, e che cacciavano magari il tilacino, la tigre della Tasmania. Questi cacciatori aborigeni erano arrivati fin qui in Tasmania, pensate, 20-30 mila anni fa, approfittando del fatto che con una glaciazione si era abbassato il livello dei mari, degli oceani, quindi erano potuti arrivare fin qua. Ma poi intorno a 10-12 mila anni fa il mare è ritornato a crescere, perché era finita la glaciazione, era arrivato il clima caldo, si erano sciolti i ghiacciai e gli oceani si erano riempiti di acqua. E quindi questi aborigeni sono rimasti un po' come dei naufraghi su quest'isola fino a quando gli europei li hanno scoperti. Le descrizioni sono davvero curiose, descrivono questi uomini e queste donne come degli uomini, dei cacciatori che non conoscevano né il boomerang né il propulsore e andavano in giro completamente nudi, non avevano freddo, benché qui il clima possa essere anche molto freddo. Si coprivano solo il corpo con del grasso e dell'ocra. La loro sorte è stata drammatica, perché hanno avuto degli scontri violenti con gli europei, i quali li hanno fondamentalmente sterminati. Pensate che l'ultimo aborigeno vivente morì nel 1876, era una donna e aveva un nome europeo, si chiamava Fanny.
Ma non ci sono stati solo gli aborigeni tipici di quest'isola. C'è anche un animale molto famoso che tutti conoscono. È il diavolo della Tasmania. Questi marsupiali carnivori sono animali feroci e aggressivi. Il loro pessimo carattere ha ispirato il personaggio di Taz alla Warner Bros. Ma che diavolo farà un diavolo della Tasmania? Il diavolo della Tasmania è un animale forte, feroce e di pessimo carattere. È sempre affamato e mangia qualsiasi carne, ma ha una particolare predilezione per l'anitra selvatica. Come la maggior parte dei marsupiali, alla nascita sono minuscoli e si rifugiano nella tasca della mamma. Sono lunghi circa 75 centimetri, coda compresa, e pesano circa 13 kg. Sopperiscono però con la forza e il temperamento indomabile alle dimensioni relativamente ridotte. Hanno un capo di grande dimensione e sono muniti di robustissime mascelle con le quali riescono a strappare, frantumare e lacerare qualunque cosa. In proporzione alla massa corporea, il morso del diavolo è uno dei più forti in assoluto. Persino più forte di quello del re della savana, il leone. È una forza eccezionale per una creatura dalle dimensioni di un cane di media taglia. Un diavolo della Tasmania può consumare fino al 40% del proprio peso corporeo in meno di mezz'ora. È come se una persona di 60 kg divorasse in 30 minuti un hamburger di 27 kg. Questo marsupiale è un animale solitario e notturno. È un instancabile predatore che può percorrere fino a 16 km in una sola notte per catturare e uccidere le sue prede. Ma è anche un opportunista e non disdegna pasti molto più facili come carcasse di animali investiti dalle macchine, individui malati o feriti, prossimi ormai alla morte. Questi versi che emette servono a intimorire i nemici e a difendersi soprattutto mentre mangia. Ci siamo spostati di un centinaio di chilometri. Abbiamo lasciato Hobart e ora ci troviamo a Port Arthur. E guardate, l'atmosfera è molto inglese, molto europea. Ci sono prati, ci sono delle costruzioni in mattoni. Non si direbbe, ma ci troviamo a 20.000 chilometri dall'Europa, in Tasmania. E c'è un dato curioso che riguarda anche questi edifici. Pensate che a metà dell'Ottocento il 50% della popolazione della Tasmania era costituita da criminali, da galeotti. E questo perché i deportati in Australia ovviamente avevano ricominciato a commettere reati, c'erano problemi di ordine pubblico e Arthur Phillip, che aveva la giurisdizione sul nuovo continente, decise di mandarli proprio qui in Tasmania, a Port Arthur. In effetti Port Arthur, per la sua conformazione geografica, è una penisola in mezzo al mare, in fondo è già una prigione naturale. E qui in pochi decenni dell'Ottocento sono passati più di 12.500 detenuti. E questo edificio ne ha raccolti parecchio, stavano qui, mangiavano qui. Pensate quante storie sono racchiuse in queste mura. Lavoravano, facevano case, costruivano chiese, persino la prima linea ferroviaria del continente australiano. Erano dei lavori forzati. In questo grande penitenziario c'era anche, per così dire, la sezione di massima sicurezza. Qui venivano rinchiusi i detenuti irriducibili, i ribelli, quelli che malgrado fossero stati portati fino a qui, non si piegavano al sistema, diciamo, di detenzione. Vedete, qui c'erano tre bracci con un totale di 51 detenuti. Gli inglesi avevano capito che in realtà punire i detenuti con frusta e lavori forzati per alcuni non funzionava, anzi li rendeva ancora più violenti. E allora adottarono un altro sistema, quasi sperimentale, una prigione del silenzio. Qui tutti dovevano stare zitti, si parlava solo a segni, le guardie passavano di qui e avevano il feltro sotto le suole. E quindi non bisognava parlare, se no si veniva puniti. Stavano tutti dentro queste celle, 6 metri quadrati. Andiamo a vedere come vivevano.
Ogni detenuto stava in questa piccola cella 23 ore. Poteva uscire soltanto un'ora al giorno, la cosiddetta ora d'aria, per fare degli esercizi. Ma doveva uscire indossando questa maschera. Questa maschera faceva sì che un detenuto non potesse vedere gli altri. Non solo c'era una deprivazione dei suoni, ma anche dell'identità. Veniva chiamato, usciva fuori e stava con la testa giù lungo il muro aspettando gli ordini. E poi, finita l'ora d'aria, ritornava qui. Vedete questo cartellino di ferro? Ebbene, era il modo in cui tutti i detenuti potevano, tirando una cordicella, segnalare un problema, un secondino che sarebbe arrivato fin qui. Il silenzio doveva essere ferreo. E c'erano delle regole precise che erano poi scritte qui, che ogni detenuto fondamentalmente conosceva a memoria. Alcuni detenuti, guardate, hanno lasciato in questo caso addirittura le loro iniziali. Sono storie che non conosceremo mai, ma possiamo ricostruire. Certi detenuti erano davvero recidivi. Si ribellavano anche a questo sistema e venivano messi in un altro settore dove le pareti erano più spesse, quindi i rumori, i suoni davvero non si sentivano e c'era il buio totale, quindi una totale deprivazione sensoriale. Un sistema punitivo terribile. Naturalmente qui è stato tutto un po' riarredato, come si poteva dire all'epoca. I detenuti dovevano pulire la stanza, ogni 15 minuti si apriva lo spioncino, una guardia osservava se tutto andava bene, dovevano riavvolgere il letto, metterlo su uno stipetto, uno scaffale, e subivano delle perquisizioni quotidiane. E non solo, subivano anche un altro tipo di punizione, che era il cibo. Cosa mangiavano? Beh, alla mattina, come colazione, acqua e farina, una specie di porridge. Poi a pranzo in teoria doveva esserci la carne con dei legumi, ma in realtà non era carne, erano delle ossa, lo sappiamo dalle testimonianze dei detenuti. E poi la cena alle 5 del pomeriggio era di nuovo acqua e farina, quindi una dieta poverissima. Non solo, vedete qui è stato rimesso un po', per far vedere a chiunque visiti questi luoghi, un asciugamano e una saponetta, ma in realtà ci si lavava poco, una volta ogni 10-15 giorni arrivava un po' d'acqua. E questo era il gabinetto, un bugliolo che doveva essere poi portato via ogni tanto, quindi potete immaginare gli odori. Ma che cosa facevano nell'arco di 23 ore i detenuti? Beh, avevano delle attività, si cercava di farli lavorare, uno costruiva delle ramazze, altri invece riparavano delle scarpe, altri invece realizzavano piccoli lavoretti. In effetti qui c'era un'idea di riabilitazione del detenuto, alcuni ricevevano proprio un'educazione, imparavano a leggere, a scrivere, perché si pensava che dopo potessero essere reinseriti nella società. La cosa agghiacciante è che questo carcere era il settore maschile, quello femminile si trovava a Hobart, 100 km da qui, ma c'era anche un settore per bambini. Ma come, si mettevano in carcere i bambini? La risposta è sì, era un'altra epoca. A Londra dovete immaginare una grande povertà, un ragazzino, un bambino in una famiglia povera fino a 4-5 anni non era indipendente, ma da 4-5 anni in poi doveva portare a casa soldi o cibo. E inevitabilmente c'era una forte microcriminalità e la legge era molto severa. Un bambino già da 7 anni poteva essere processato e andare in carcere, a 8 poteva essere impiccato, a 9 spedito fin qui in Tasmania, più di 20.000 km di distanza. E sappiamo che il più giovane dei detenuti qui aveva 9 anni e mezzo. Perché era arrivato in Tasmania? Pensate, perché aveva rubato 3 piccole scatole con dei giocattoli. Sì, però era recidivo. Era il 19° furto di fila che faceva e la legge era molto chiara. I detenuti qui vivevano, lavoravano, morivano. Dove venivano sepolti? In mezzo alla baia c'è un'isola chiamata l'Isola dei Morti. E lì andavano a finire tutti i detenuti, e non solo loro, anche i secondini, anche le persone che vivevano da queste parti. E anche lì c'era una discriminazione. Nella parte alta dell'isola venivano sepolte le persone comuni, che era la parte forse più bella. La parte più bassa, più umida, più difficile, era riservata ai detenuti. Insomma, la pena continuava anche dopo la morte. I deportati in Australia e in Tasmania ebbero vita dura, ma ancora più tragico fu il destino degli aborigeni.
Lo stesso Darwin, nel suo viaggio del 1836, rimase scandalizzato per il trattamento che gli inglesi riservavano ai nativi, maltrattati e schiavizzati. Si calcola che all'inizio della colonizzazione gli aborigeni in Australia fossero circa 1 milione. Per gli aborigeni l'incontro con l'uomo bianco ebbe conseguenze devastanti. Gli europei li consideravano creature inferiori, un popolo primitivo e arretrato. La conseguenza più immediata della colonizzazione fu un'ondata di epidemie provenienti dall'antico continente. Uomini, donne e bambini vennero falcidiati da malattie contro le quali non avevano difese. I coloni europei, appena arrivati, occuparono le terre spingendosi sempre di più nei territori aborigeni, alla ricerca di luoghi adatti dove costruire fattorie e trovare pascoli e acqua per le mandrie. Le malattie, la nuova povertà e le violenze provocarono una diminuzione dei nativi del 90%. Gli aborigeni non persero soltanto la loro terra, vennero privati anche della cultura che da migliaia di anni veniva tramandata dai loro antenati. Alcuni cercarono di adattarsi al modello europeo, lavorando come manodopera, altri tentarono di resistere, finendo sempre più nella povertà e nell'emarginazione. Tra i primi del Novecento fino agli anni 70, il governo australiano mise in atto una campagna per inserire nella società dei bianchi i bambini di sangue misto. Spesso erano figli di aborigeni che avevano subito violenza. Senza bisogno del consenso dei genitori o di un ordine del tribunale, i bambini venivano strappati alle loro madri, perdevano ogni contatto con le famiglie di origine, per essere messi in orfanotrofi e collegi missionari, con il compito di educarli. Molti di loro venivano poi affidati a famiglie di bianchi che li adottavano. Il risultato è stato il formarsi della cosiddetta generazione rubata. Figlie mie, mie! È la legge, Maud. No! Non puoi opporti. No, sono mie! No, sono mie! Finalmente, nel 1967, dopo un referendum, venne concesso il diritto di cittadinanza alla popolazione aborigena. Nel 1998 il primo ministro australiano chiese ufficialmente scusa alla generazione rubata, che però, dopo tanti anni, non ha ancora superato il dramma culturale e sociale subito. Lentamente, nel corso del tempo, gli aborigeni hanno visto riconosciuta la propria identità. Hanno ottenuto il riconoscimento dei territori sottratti, ma una completa integrazione sociale è ancora lontana. Oggi il numero degli aborigeni è di circa 500.000. C'è una zona di Sydney che forse meglio di qualunque altra rappresenta il rapporto tra gli aborigeni e gli inglesi, ed è Bennelong Point, che si trova proprio alle mie spalle, oltre la baia. Bennelong era il nome di un aborigeno che fece da intermediario tra la sua popolazione e Arthur Phillip, cioè gli inglesi. Bennelong conosceva la lingua dei bianchi e cercò di spiegare la cultura degli aborigeni agli inglesi. Arthur Phillip era talmente stimato che venne portato addirittura in Inghilterra, dove pare sia stato. Ma funzionano un po' come dei campi minati, abbassano il numero statistico di squali che potrebbero uccidere le persone o aggredirle, e questo permette di non avere degli attacchi così frequenti. Si tratta naturalmente di un sistema che va monitorato e controllato continuamente. Tre volte alla settimana queste persone vengono qui, tirano sulle reti, le controllano, eventualmente le riparano, eccetera. Quali sono gli squali che vengono presi? Beh, vengono catturati soprattutto degli squali come lo squalo bianco, pericolosissimo, certo, o anche lo squalo tigre, o ce n'è un altro che è davvero pericoloso, forse ancora di più dello squalo bianco, ed è bull shark. Squalo che quando aggredisce qualcuno lo mangia vivo, un po' come si mangia una mela, mentre uno squalo bianco dà un colpo e basta. Insomma, difficile fare la statistica di quale sia il più pericoloso, ma certamente questo squalo poco noto, che non esiste da noi nel Mediterraneo, in realtà qui è un vero pericolo, e queste reti servono soprattutto a ridurre il numero di attacchi anche di questi squali.
La cosa impressionante è che in altri luoghi, come per esempio il Sudafrica, dove si usano queste barriere antisqualo, si è scoperto che un terzo degli squali che finiscono impigliati dentro le reti in realtà stanno nella parte interna, non esterna. Questo significa che erano passati, arrivati sotto riva e sono incappati nelle reti uscendo. In effetti, durante la notte gli squali si avvicinano a riva, ecco perché è sconsigliatissimo fare il bagno di notte, all'imbrunire oppure all'alba. Ma il mondo delle creature marine australiane ha tante tante altre sorprese e esiste un luogo speciale dove possiamo scoprirlo. Ci troviamo nell'acquario di Sydney, uno dei più importanti e famosi del mondo. Pensate, riunisce più di 6.000 creature marine in varie vasche, in tutto 650 specie. E in alcune di queste vasche, come questa, si arriva proprio ad avere un incontro diretto con le creature che vivono nei mari australiani. Alcuni sono curiosi, come appunto questo squalo leopardo che solitamente si trova sul fondale e ogni tanto lo vedete andare in giro a cercare delle prede o comunque a farvi vedere questa meraviglia della natura che è lo squalo. Dentro questa vasca chiamata Oceanarium ce ne sono parecchi, sono squali tutto sommato di scogliera, da barriera corallina, lo squalo pinna nera, lo squalo grigio, lo squalo pinna bianca, sono piccoli squali, tra virgolette, che possono in realtà infliggere delle ferite pericolose, mortali, se per esempio provocano una grave emorragia. Ma si tratta comunque di squali che sono quelli che si vedono solitamente in un'immersione, non vi uccidono, se non in condizioni molto particolari. E qui, in questo oceanarium che raccoglie varie specie di animali e di pesci proprio tipiche delle barriere coralline, ebbene voi avete la possibilità di vedere tutti questi animali molto da vicino e soprattutto è uno dei pochi luoghi dove vi fa piacere vedere uno squalo e sperate che si avvicini il più possibile, come in questo caso. E qui si riesce molto bene a vedere l'anatomia di uno squalo. Uno squalo è un predatore perfetto, un predatore, vedete, con quegli occhi riesce a avvistare una preda, ma poi sul muso ha tanti recettori elettrici che guidano il suo morso, quindi anche al buio può mordere, e poi ha delle linee laterali, praticamente degli organi particolari che permettono di sentire le vibrazioni nell'acqua, un po' come quando si sente il vento sui peli dell'avambraccio. Insomma, lo squalo, oltretutto, ha anche delle piccole papille gustative sparse nel corpo e come una specie di grande lingua che vi assaggia nell'acqua, ebbene, lo squalo è veramente una macchina perfetta per uccidere. Ma in questa vasca, nel quale ci sono tra l'altro anche dei pesci sega e vari altri animali che vedete nei fondali dei mari australiani, mancano però i grandi killer delle acque australiane, come per esempio lo squalo bianco. Lo squalo bianco non potrebbe vivere in una vasca anche di 2,5 milioni di litri, è troppo piccola, è un animale enorme, abituato a vivere nell'acqua aperta, respira addirittura viaggiando, nuotando, se dovesse fermarsi morirebbe soffocato. E allora andiamo alla scoperta di questo famoso killer dei mari. Carcharodon carcharias, pesce cane dai denti aguzzi. È lungo fino a 8 metri. Può raggiungere le 3 tonnellate. Lo squalo bianco, una vera forza della natura. Un'enorme testa conica, neri occhi inespressivi. 8 file di denti appuntiti e taglienti come sciabole, capaci di mordere con una forza superiore a 1800 kg per centimetro quadrato. Uno dei predatori più famosi e temuti del pianeta. Una formidabile muscolatura, pari a circa il 60% del suo corpo, gli permette anche di balzare completamente fuori dall'acqua. Sceglie e segue le sue prede a distanza, in attesa del momento migliore per colpire. Mentre si avvicina alla preda, ritrae gli occhi nelle orbite e attacca alla cieca,
basandosi solo sui campi elettrici generati dalle sue vittime, che capta attraverso una rete di organi elettrosensoriali posti intorno al naso. Ha un olfatto infallibile, una buona capacità uditiva e un'ottima vista, con perfetta messa a fuoco e capacità di vedere i colori. Si avvicina alla vittima da dietro, dal basso, velocissimo. In un solo pasto può ingoiare fino a 200 kg di cibo. Smembra la preda scuotendo la testa e sbattendola da una parte all'altra. I denti triangolari, seghettati, trinciano carne, tendini e ossa. Oggi sappiamo che gli squali bianchi attaccano l'uomo principalmente per difesa o per errore, magari confondendolo con la sua preda preferita, il leone marino. In questi casi lo squalo, dopo il primo morso, lascia la presa. Purtroppo, quando uno squalo bianco dà un morso d'assaggio, le conseguenze possono essere comunque gravi, se non fatali. Ma pur essendo un animale pericoloso, lo squalo bianco non è un mostro divoratore di uomini. Anzi, spesso, davanti all'uomo, fugge. L'opinione popolare è stata molto influenzata dal romanzo degli anni 70, Lo squalo, dal quale furono tratti diversi film. Presto! Presto! Nuota! Nuota! Ti prego, io ho paura! No, presto! Senti, nuota, nuota, ti prego, più forte! Presto! Presto! Senti! Di colpo, la personificazione del male era diventato lui, lo squalo bianco. Negli ultimi anni, in tutto il mondo, sono risuonati campanelli d'allarme, soprattutto per quanto riguarda lo squalo bianco. Si comincia a capire l'importanza di conoscerlo e proteggerlo. Ma studiare lo squalo bianco non è facile. Non sono animali prolifici e in cattività muoiono. Per questo bisogna studiarli nel loro habitat. Gli squali percorrono i mari in cerca di prede deboli, malate, morenti o morte. Una popolazione di squali sana mantiene dunque sano e pulito anche il mare. Siamo tornati all'acquario di Sydney e quello che vedete rappresentato proprio oltre questa enorme parete è un ambiente unico al mondo. E cioè quello della grande barriera corallina australiana. Si trova nel nord-est del continente ed è qualcosa di immenso. A proposito delle barriere coralline, Darwin disse una cosa molto vera e giusta, e cioè che tutti i grandi viaggiatori vi racconteranno sempre dell'immensità delle piramidi, della grandiosità di tante rovine, che sono però insignificanti rispetto a queste montagne di corallo. E in effetti la grande barriera corallina australiana si estende per quasi 2000 chilometri, immaginate quanto la Germania, ed è stata realizzata da dei minuscoli polipi. Sapete, avete presente quelle anemoni dove poi vivono e vedete anche i pesci pagliaccio? Ebbene, qualcosa di molto simile ma più piccolo, un paio di centimetri, molliccio, trasparente. Ebbene, questo è il polipo del corallo. E che cosa fa? Crea attorno a sé una specie di scheletro esterno, una corazza di carbonato di calcio, se volete una specie di igloo di cemento. E poi, generazione dopo generazione, si passa sopra, come se si salisse su un grattacielo, costruendo ogni volta un nuovo piano. Immaginate uno stadio con tanti tifosi che costruiscono col cemento attorno a loro una specie di sedia, poi la richiudono, poi il figlio ci viene a vivere sopra, eccetera. Alla fine avreste visto uno stadio crescere nel corso dei secoli e diventare immenso. È esattamente quello che è avvenuto qui nella grande barriera corallina australiana. E questa specie di enorme città, metropoli subacquea, ha attirato degli immigranti, per così dire, cioè sono arrivati i pesci, prima quelli piccoli, poi quelli grandi, alla fine si è creata, un po' come nell'Amazzonia, una catena alimentare che va dai pesci più piccoli agli squali.
Ebbene, quello che è avvenuto nel nord-est dell'Australia è qualcosa di unico, perché si è creato la più grande struttura vivente del pianeta. Ed è appunto questa grande barriera corallina. È dall'alto che si percepisce meglio l'imponenza della grande barriera corallina, la più estesa del mondo. Una catena praticamente ininterrotta di scogli e isolotti corallini che si snoda per oltre 2000 chilometri lungo le coste nord-orientali australiane, al largo della costa del Queensland. L'unica forma di vita del nostro pianeta visibile dallo spazio. Un paradiso di vita e colori. E loro, i coralli, questi minuscoli organismi viventi organizzati in colonie, ne sono gli artefici. Ed è proprio grazie alla loro opera che gran parte della fauna marina trova cibo e rifugio. Sono oltre 2000 le diverse specie animali che la abitano, dai piccoli pesci pagliaccio alle gigantesche cernie, a predatori come i barracuda. La grande barriera corallina è uno degli ecosistemi più ricchi in biodiversità, un tesoro biologico che nel 1981 l'UNESCO ha eletto parte del patrimonio dell'umanità. Questa immensa muraglia vivente, capace di assorbire e attenuare la potenza delle onde e delle correnti dell'oceano, è però estremamente fragile ed esposta ai rischi continui dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, dell'eccessivo impatto turistico. Perciò gran parte di essa è entrata a far parte del parco marino della Grande Barriera Corallina, nato per proteggerla e custodire come merita l'ottava meraviglia del mondo. Qualche tempo i mari australiani regalano dei veri e propri tesori, dei tesori che fanno sognare. Sono le perle, perle nere, perle giganti, sono d'allevamento. Ma se in natura sono così rare, com'è che si riesce a produrne così tante in abbondanza? Andiamo a scoprire. Esistono queste perle naturali, imperfette e disuguali, regali della natura all'uomo fin dalla notte dei tempi. E poi ci sono le perle coltivate, difficili e pericolose. I guanti mi salvano dai tentacoli delle meduse, che sono molto pericolosi. Con questo mi proteggo la bocca. È sufficiente che una medusa mi sfiori per causarmi gravi problemi. Bisogna fare molta attenzione. La perla coltivata è quella che viene innestata nell'ostrica e della quale non è possibile controllare i parametri evolutivi. Tutto comincia sui banchi di ostriche naturali. L'ostrica raccolta è la Pintada Maxima, la più grossa ostrica perlifera al mondo. Liberata dai parassiti, fungerà da madre biologica alla futura perla. Sei battelli effettuano contemporaneamente questa operazione di raccolta sui fondali per conto di Nick Paspalais. Malgrado sembri uno yacht di lusso, il Paspalaitois è una prodigiosa fabbrica dotata di catena di montaggio. Depositate nella stiva per un'intera notte, immerse di continuo nell'acqua di mare, le ostriche iniziano la loro nuova vita. Ormai fanno parte dell'impero Paspalais. Sembra nervoso. Voglio che vi allontaniate da qui. Perché? Qui si svolge una fase operativa molto delicata, che è la chiave del nostro successo. Mi dispiace, ma non voglio che la filmiate. E perché? Ci sono dei procedimenti che devono restare segreti. Vedendoli qualcuno potrebbe copiarceli. Appena innestate, le ostriche devono essere rimesse in acqua. L'equipe dei tecnici giapponesi
non ha neanche il tempo di respirare. Quelle che stanno arrivando questa mattina a bordo del Claire, un'altra nave officina, sono state innestate 2 anni fa. Vengono fatte passare innanzitutto attraverso una strana macchina. L'apparecchio a raggi X che serve a verificare in ognuna la presenza della perla. La percentuale di insuccessi qui è inferiore al 5%. Innestatori la mattina, calibratori il pomeriggio, gli 8 tecnici giapponesi selezionano la produzione. Ciascuna di queste perle vale dai 500 ai 50.000 euro. Ricchezze incalcolabili passano ogni giorno sopra questo tavolo, che poi è il tavolo della cucina, lo stesso su cui l'equipaggio mangia 3 volte al giorno. L'Australia, grazie al successo della famiglia Paspalais, attualmente realizza lo stesso volume d'affari del Giappone. Torniamo a Darwin, la sede dell'impero Paspalais. Qui, per ottenere un'armonia perfetta tra la trentina di perle che compongono queste collane straordinarie, bisogna far tintinnare dozzine di migliaia di perle, a volte persino aspettare la raccolta dell'anno successivo per perfezionare la composizione di un collier. Guardi questa, 18 mm. E quest'altra, 17. Il sogno di Nick Paspalais si è realizzato. Dopo 30 anni di accanimento, è riuscito a superare il Giappone. Ma il suo successo è fragile. La minima perturbazione dell'ecosistema può, da un momento all'altro, annientare il suo impero, il cui valore raddoppia ogni 3 o 4 anni. In Australia vivono 23 milioni di persone all'incirca, praticamente un terzo degli abitanti d'Italia, però sparsi su un intero continente. Questo significa che voi potete camminare per giorni e giorni in molte aree dell'Australia e non incontrare anima viva. Però poi li incontrate magari tutti concentrati in alcune zone. Sydney, per esempio, è la città più popolosa. Praticamente ci abita un abitante su 5 dell'Australia e vicino a Sydney c'è un luogo famosissimo che è Bondi Beach, la spiaggia più famosa, l'equivalente di Copacabana, di Santa Monica o Venice Beach in California, eccetera. Ebbene, proprio su questa spiaggia si concentrano in periodi estivi gran parte degli amanti del mare australiani e non solo loro. E quando ci si addentra su questa spiaggia ci si accorge che ci si trova tu per tu con tanti elementi della cultura e della mentalità australiana. Sono famosissimi i bagnini, Baywatch non è soltanto una serie televisiva, qui ci si accorge proprio di quanto siano personaggi reali e anche antichi in un certo senso, perché qui il corpo dei bagnini risale addirittura al 1907. Ma poi c'è un altro aspetto che colpisce, cioè la cura del corpo e dell'attività fisica. E chi meglio dei surfisti può unire questi due aspetti? Guardate. Impossibile pensare all'Australia senza il mare e i suoi 12.000 chilometri di spiagge. La spiaggia è parte integrante dello stile di vita australiano. Questa è Bondi Beach, che in linguaggio aborigeno significa il suono delle onde che si infrangono sulle rocce. Una delle spiagge più famose dell'Australia nella zona di Sydney. Questa mezzaluna di sabbia dorata si estende per quasi 1 chilometro ed è bagnata da un mare del blu più puro che si possa sognare. Oggi gli australiani trascorrono molto tempo in spiaggia praticando molti sport. Ma non è sempre stato così. Nel tardo 1800 c'era addirittura il divieto di immergersi in queste acque perché troppo pericolose, non tanto per la presenza degli squali, ma per le forti correnti. Nei primi anni del Novecento, quando la legge permise il bagno in mare, gli annegamenti aumentarono. Ed è proprio a Bondi Beach, nel 1907, che nacque il primo club ufficiale di salvataggio in Australia, il primo al mondo. Successivamente sorsero in tutto il paese altri club simili. Oggi questa organizzazione è conosciuta come Surf Life Saving Australia e conta più di 35.000 bagnini addestrati.
Si calcola che ogni anno le persone soccorse dai bagnini australiani siano più di 12.000. I Lifesaver sono delle vere e proprie icone nazionali. La loro presenza sulle spiagge è segnalata da bandiere rosse e gialle che indicano le aree sicure nelle quali si può fare il bagno. Basta allontanarsi per essere richiamati all'ordine da queste sentinelle del mare, veri cavalieri dell'oceano che si spostano con la tavola da surf. Il surf è uno degli sport simbolo dell'Australia. Si rimane increduli a guardare le acrobazie che i surfisti più esperti riescono a compiere cavalcando una tavola. Ogni giorno e per quasi 9 mesi l'anno, surfisti di tutto il mondo si danno convegno qui per sfidare le onde maestose di questo mare. Tra di essi anche campioni in miniatura. Le stravaganze non mancano. Per salutare l'arrivo dell'estate, un gruppo di surfisti australiani ha montato sulle tavole e sulle mute delle luci al neon colorate per poter surfare liberamente sulle onde del mare per tutta la notte. Siamo arrivati alla fine di questo nostro lungo viaggio in Australia e lo avete visto, è un continente ricchissimo di sorprese e di meraviglie della natura e non a caso siamo ritornati dal punto dove eravamo partiti, cioè Ayers Rock o Uluru, come l'hanno sempre chiamata gli aborigeni. Questa formazione rocciosa antichissima di decine e decine di milioni di anni oggi viene visitata, ammirata, studiata dall'uomo moderno ed è diventata questa formazione il simbolo dell'Australia, ma forse rappresenta al meglio anche il suo spirito, cioè un continente antichissimo forgiato dalla preistoria sul quale è nata e si è sviluppata una nazione molto giovane, in viaggio verso il futuro, con tutte le sfide che dovrà affrontare. Grazie per averci seguito. Buonanotte. 3, 2, 1, azione al vento. Con tutte le sfide che le attendono e lasciano. No, Fulvio, no. Una bella strada, non si può. Piove. Alla prossima puntata, arrivederci.